Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Giovedì mattina. Allora, io sono prontissima. Stamattina ho fatto miliardi di cose. Mi sono svegliata presto. Ho pulito tutta casa. Infatti, ho ancora qui il rotomop. Laggiù ho l'aspirapolvere. Insomma, poi sono andata a correre. Adesso mi sono fatta una bella doccia. Però non ho lavato i capelli perché li ho lavati ieri sera. E quindi oggi non, assolutamente non li ho lavati. Sono venuta ieri sera tardi dal lavoro. Ho fatto la doccia e mi sono lavata anche i capelli. Dunque ragazze, adesso chiudo perché si è alzato un po' di venticello, ho una gran fame, guardate, lì ho ancora le scarpe della corsa che devo mettere via. Comunque passiamo a cose più belle che sono queste qui. Cioè, non guardate il casino, perché abbiamo messo la ogni di dentro, qui e qua. Qui, qua, qua. Allora, martedì, oggi siamo a giovedì, martedì è venuto il mobiliere. Intanto io ragazzi mangio qualcosa perché sto morendo di fame. Il mobiliere a prendere le misure del top, perché sapete che cambieremo il top, metteremo quello a induzione, sempre come questo, ma con la cappa integrata. Intanto mi peso la mia frutta secca. Dove sono le mie luci? Dove sono le mie luci? E quindi è venuto martedì e si è preso anche le ante, perché settimana prossima, io credo proprio esattamente tra una settimana, tra giovedì e venerdì, ebbene sì, arriverà la cucina nuova. Contenta? No, di più. Intanto scusate se mangio, ma ho proprio i crampi della fame, sono le 10 e un quarto, ho mangiato stamattina alle 6 e un quarto, mi sono alzata presto proprio per pulire e andare a camminare. E quindi porterà la cucina nuova, ha preso su tutte quelle ante perché sono tutte diverse, a differenza di questa che è identica. Lì dovrò fare un bel po' di decluttering e niente, per quanto riguarda i cassetti, perché il piano induzione con la cappa ha un motore all'interno, devo accorciare i cassetti come vi avevo già detto. E quindi lui, quando ha detto che non li ha presi su, perché prima monta il piano, vede quanto spazio deve tagliare e poi le porterà via. Se riesce, le porterà in serata o altrimenti lo porta il giorno dopo, dopo 2 giorni. Io quindi vivrò con un gran casino in questi giorni, va bene, però si tratta di po pochissimo tempo. E abbiamo ordinato anche il divano, vi avevo detto in un video che prendevamo il divano. Sono certa che mi chiederete perché, visto che è nuovo, ha quasi 2 anni, ragazze, perché quando l'abbiamo preso, scelta di mio marito, sapete che io non ero molto convinta, l'ha voluto prendere in questo sistema qui. Vi dirò che io al lavoro ce li ho e non ci hanno mai dato problemi. Questo qui invece, ultimamente, negli ultimi mesi, sta diventando una cosa tremenda, nel senso che quando siamo appoggiati, soprattutto da dov'è mio marito, sia che sia di qua che sia di là, dopo un po' cadono. Cioè, riesco a non farlo cadere perché sono sempre contratta dalla paura appunto di cadere di dietro, cioè all'indietro, e molte volte mio marito si trova proprio con la testa giù, ha detto basta, no, non è possibile. Allora, o è stato fallato il nostro, o avendo preso magari un divano un po' economico, purtroppo il problema c'è ed è, vi dico, non avevamo, cioè, in mente di cambiare il divano. Quando siamo andati là, siamo andati in giro per appunto il mobilificio, per la mostra, per scegliere un mobiletto del bagno. Abbiamo visto uno, cioè ho visto uno bello, molto bello, normalissimo, con i braccioli, bello strong, senza chaise longue, senza quelle cose lì. E mio marito l'ha visto e ha detto sì, bello, però era molto grande, quindi loro ce lo devono fare. L'abbiamo scelto alla fine bianco e mi faccio fare sempre 2 teli come ho qui, sempre della stessa stoffa, perché comunque non voglio essere schiava del divano. Io con i teli mi trovo bene, li metto, li cambio 2 volte alla settimana, una volta alla settimana, adesso vedrò come si comporterà. Ed è un materiale adatto proprio a chi ha gli animali, perché anche se raspano, se avete un gatto, non tira, cioè non rovina il divano, e poi resiste anche alle macchie, mi sembra di aver capito. Comunque quello arriverà fra un paio, 2 o 3 settimane, perché me lo devono fare, visto che noi abbiamo una sala molto piccola, arriva a 2 metri. E l'abbiamo preso bianco anche perché
in previsione di togliere quelle mattonelle lì, le toglieremo. Mio marito ha detto che fine gennaio noi andremo via, dopo vi diremo dove andremo. Adesso siamo andati martedì in agenzia viaggi a farci fare un po' di preventivi, perché sapete che festeggeremo il mio di compleanno, ma soprattutto quello di mia cognata che festeggia 50 anni e lei vuole andare a fare un viaggio, ha un sogno. Adesso vediamo se riusciamo a realizzarglielo e andremo via 10 giorni, perché comunque per quanto riguarda il bagno, che ristruttureremo in quella settimana lì, ci hanno chiesto proprio di andare via almeno 10 giorni. Quindi andremo via, mia figlia si trasferirà dalla mia mamma perché lei va all'università e niente, mio marito ha detto che appena viene il muratore con l'idraulico, perché dobbiamo cambiare anche la caldaia, dovevamo già cambiarla a maggio, ma niente, non era pieno. Ho detto vengo a settembre, già passato settembre, però comunque prima dell'accensione della caldaia andremo a cambiare la caldaia, perché è vecchia, dobbiamo metterla a condensazione, quelle adesso legalmente ci vogliono quelle. Toglieremo quel termo lì, lo metteremo più grande, così riuscirà a riscaldare tutto l'open space. E quindi mio marito ha detto: guarda, visto che faranno della gran polvere, se il muratore riesce, già in quella settimana, 10 giorni lì, ci facciamo togliere le mattonelle, così io vado a mettere giù la televisione finalmente, toglieremo quella stufetta che tanto non l'abbiamo mai usata. La scelse mio marito proprio perché non avevamo tolto il termosifone, era lì, era molto grande e non ci piaceva, sinceramente. Però noi non l'abbiamo mai accesa perché, bene o male, stiamo abbastanza bene, quindi metteremo giù la televisione. La parete o la lasciamo tutta bianca o abbiamo paura che non ci piaccia, o ci allunghiamo con la tinta, questa tinta che noi abbiamo, questo color tortora, anche lì, o eventualmente la lasciamo bianca e magari, non so, mettiamo dei listoni di legno, non lo so, vediamo. Adesso quella parte lì la dobbiamo ancora studiare. In questo modo, una volta che abbiamo fatto tutta la polvere del mondo, in primavera chiameremo il nostro imbianchino, quello che ci ha fatto la parete, poi comunque ci ha imbiancato tutto, anche il cartongesso, perché noi in casa non abbiamo lampadari, abbiamo tutto cartongesso, anche qua, anche nel bagno, solo in camera mia e in camera di mia figlia abbiamo i lampadari, ma del resto abbiamo fatto fare tutto cartongesso con i faretti. Richiamiamo lui e ci facciamo imbiancare tutta casa di bianco, perché comunque ormai sono già 7-8 anni, poi sapete, quando spaccano mattonelle, ci sono dei lavori del genere, meglio non parlarne. E niente, questi saranno i lavori. Poi sabato porteremo via l'asciugatrice, la porterò alla mia mamma, gliela regaliamo a loro. Vedo se vuole anche questo mobiletto, così via anche diciamo, il terrazzino sarà di nuovo libero. Andremo a mettere tutti lì i bidoni messi per bene, qui metterò lo stendino. Non so se in futuro magari ci facciamo fare un bel mobile bianco, perché essendo in un condominio dobbiamo seguire il condominio, quindi è tutto bianco fuori, tutto bianco in modo da metterci le scope che ho lì e il rotomap che ho qua. Adesso vediamo, quella sarà una cosa futura, vediamo un attimino. E quindi sabato sarà una giornata molto impegnativa, andiamo a buttare tutte le cose vecchie che avevamo in cantina all'Oasi Ecologica, come il forno vecchio, e porteremo via anche le sedie, perché sono vecchie, sono rotte, e monteremo le nuove, ma non ve le farò vedere perché ve le faccio vedere insieme alla cucina, quindi nel prossimo video. E niente, lui lo regalerò a una mia collega che si è appena trasferita nella casa nuova, quindi questo qui lo regalerò a lei. E qui, sempre quest'altra settimana, verrà un mobile grande, tutto bianco, che arriverà fino a qui, da di qui a laggiù, molto grande finalmente, dove andremo a inserire l'asciugatrice nuova che ci porteranno sempre quest'altra settimana. E poi quando faremo la ristrutturazione del bagno, che foreranno lì ma sarà comunque chiuso perché c'è il mobile, porteremo la lavatrice dalla cucina qui nel corridoio. Finalmente, così in cucina non ci sarà più casino. Poi io quando voglio mandare la lavatrice e l'asciugatrice non voglio sentire rumore, chiudo. Naturalmente non la mando di notte perché ci siamo noi che dormiamo e poi c'è gente sia sopra che sotto, anche se persone di sopra che hanno la lavatrice nel bagno durante la notte la mettono. Va bene, chiudiamo questo, però io non, no.
E poi nel frattempo abbiamo chiesto, ops, qui c'è il mio accappatoio che mi sono fatta la doccia, al mobiliere se facevano le porte, sì, visto che era una falegnameria. Questa porta la toglieremo, vedete che va all'interno e occupa tantissimo spazio, metteremo quella a libro che si chiude e ci farà il preventivo e se conviene la facciamo da lui così non stiamo a girare. L'unica cosa è il colore, essendo un colore molto particolare, vedete è un grigino, ha detto che porterà via la cornice e ci farà lo stesso identico colore. E poi vi farò vedere il bagno magari in un altro video. Io ho lasciato tutto aperto, il letto contenitore, il mio armadio, perché spesso mi piace far prendere aria, lì c'è la coperta che io metto sempre sopra le scatole che ho nel letto contenitore. E dopo vi farò vedere il bagno in un altro video, vi dirò gli spostamenti, le cose che faremo. Quindi queste sono le novità che verranno quest'altra settimana, io adesso vi saluto così unisco il video di sabato e vi faccio vedere che cosa faremo sabato, non vedo l'ora ragazzi, ci siamo, la cucina sta arrivando. Buongiorno, siamo a sabato mattina, quindi qualche giorno dopo. Allora, sabato mattina, 7:15, mio marito è appena uscito per andare a tagliare i capelli e niente, noi stiamo, cioè, prima di andare via, ha già iniziato a smontare il mobile che è qui fuori nel terrazzino, questo mobiletto che teneva l'asciugatrice, vedete? Io l'ho pulita tutta quanta perché anche se era coperta dal mobile, comunque la polvere c'era, l'ho aperta tutta, ho pulito i filtri, la sto facendo arieggiare un po' così dopo verrà mio suocero perché eravamo partiti col fatto che dovevo aiutare io, mio marito. Ho detto amore mio, se non vuoi che l'utero mi esca fuori e il retto mi esca fuori, qualcuno ti dovrà aiutare, anche perché non abbiamo neanche il carrellino, quindi è da portare a mano, cioè io non ce la posso fare. E allora verrà mio suocero a dargli una mano. Io nel frattempo sto pulendo, ho cambiato anche il letto, mia figlia dorme e niente, lui prima di andare via, giustamente, ma perché? Perché non mettere il mobiletto qui, giusto? Proprio nel mezzo. Volevo almeno pulire un po', non tantissimo, visto che comunque oggi sarà una giornata un po' così. Allora, stamattina quando torna, appunto, insieme al mio suocero porteranno l'asciugatrice dai miei e io così mi pulisco tutto quel terrazzino nella parte dell'asciugatrice, non vedo l'ora e al momento sistemeremo tutti i bidoni lì sotto, così io lo stendino lo metto qua. Contentissima, così apro la mia finestra, stendo, richiudo e sono contenta. In più nel terrazzo non c'è più lo stendino nel mezzo e sono felicissima. Anche se in previsione avevamo in mente qualcosina da fare in terrazzino, ma quello più avanti. Adesso abbiamo altre priorità. E poi sicuramente oggi pomeriggio monteremo le sedie nuove, come vi ho già detto, anche se alle 18 inizierà la festa di compleanno a casa di mio cognato. Noi andiamo a festeggiare i compleanni a casa, avete visto? Infatti lì c'è il regalo che dobbiamo portare e lì c'è un patatino piccolo piccolo piccolo. Stanotte mi ha fatto compagnia perché non sono stata molto bene. Ieri sera sono tornata a casa dal lavoro distrutta con un mal di testa allucinante, anzi che avevamo ordinato la pizza mio marito, infatti io l'ho mangiata si può dire in tre tranche. Ieri sera appena arrivata ne ho mangiato due tre spicchi proprio perché volevo prendermi una compressa per il mal di testa. Io amo solitamente prendere medicinali sempre a stomaco pieno, non li prendo quasi mai a stomaco vuoto, anche se ci sono dei medicinali che possono essere presi tranquillamente a stomaco vuoto. Io preferisco tutelare un po' di più il mio stomaco, quindi ho mangiato tre pezzettini, poi dopo un paio di ore, perché comunque erano le 9, iniziavo ad avere non fame, ma avevo il pensiero della pizza perché io la adoro, quindi mi sono alzata e mi sono mangiata il resto della pizza, anche perché era 2 settimane che non la prendevamo dal nostro che prendiamo solitamente che è leggerissima. Lui usa delle farine particolari e io l'ho presa lì perché la fanno anche senza glutine e infatti vedete sono sgonfia, sto benissimo, sto veramente bene. Allora io faccio due o tre cose, come vi dicevo ho cambiato il letto quindi adesso lo vado a ricoprire perché sta arieggiando già da un po'. Ho già pulito il bagno così mi metto a fare qualche cosina ma non tanto, ripeto, anche perché io ieri che era venerdì sono andata a lavorare per le 14, ho pulito bene bene la mia casa, ho tolto la polvere, insomma diciamo che per il weekend sto facendo così, in modo che mi lavo,
Porto fuori Joy e voglio andare alla Lidl a prendere l'insalata perché non ho insalata e visto che stasera appunto avremo la festa di compleanno, voglio rimanere molto leggera a mezzogiorno. Poi vedrò perché mi hanno già detto tu so che preferisci mangiare qualcosa di light, ho detto state tranquilli, io al massimo tanto quando torno se ho fame mangio qualcosa a casa, voi cucinate quello che dovete cucinare e poi non ho problemi, poi io comunque mangio, cioè senza glutine ok, ma se devo sgarrare sgarro, cioè tranquillamente, la torta non credo di mangiarla. Preferisco di no, a massimo assaggio qualche pizzettina, qualche cosa. Adesso vedo anche perché dopo vai lì, non mangi, mi dispiace. Sembra quasi che magari le cose non mi piacciono e non mi sembra giusto per chi festeggia il compleanno, per i genitori che hanno fatto tutto questo. Allora, io faccio le mie cose e ci vediamo dopo così vi faccio vedere un po' di cambiamenti insieme. Ragazzi, sono pronta, ho messo questa maglia di Gianni, ma chi c'è una farfallina? C'è una farfallina? Che bellina! Però non devi disturbarla, perché prima vedevo che no, devi lasciare vivere, adesso la mettiamo fuori, va bene? Bravo! Allora, dicevo, ho messo la maglia questa qui di Zara che ho presi a Creta in viaggio, nel reparto, era del reparto bambini, con questa tuta verde. Allora, ho spostato il divano e tolto anche il tappeto, l'ho aspirato, l'ho disinfettato, ho lavato il pavimento, ho già preparato le mie scarpe, insomma, quel tappeto che mio marito odia, non gli piace per niente. Io l'avevo preso, l'ho preso da Just, però lui questo tipo di stoffa non piace. Perché fa tutti questi pilucchi, vedete? Non so se si riescono a vedere dappertutto e a lui non piacciono. E poi mi dice che è molto, secondo lui, trattiene molto i batteri perché è di questa stoffina. Adesso vediamo, ho il vecchio di sotto, magari quando arriverà il divano nuovo tiro giù lui e tiro sull'altro. Vediamo, sti mariti. E adesso devo portare fuori il mio patatino, andiamo a fare un giretto, microbo, andiamo a fare un giretto. Ebra di Pino, andiamo a fare un giro, bello della mamma, il mio amore. Comunque notavo che io quando arriva l'inverno la mia pelle è orribile, soprattutto quella del viso, ecco perché a me cerco di mettere sempre un qualcosa di glow perché è proprio ancora più secca rispetto a prima, anche se io la nutro tantissimo, ma è secchissima. Poi perdonatevi la faccia perché io stanotte non ho dormito, nel senso che ieri al ritorno dal lavoro mi era venuto un fortissimo mal di testa. Prima lavatrice fatta, questa qui delle lenzuola, poi ne ho messo altre due o tre cosine proprio per riempire la lavatrice, adesso la stendo e poi ne ho altre quattro ragazze, altre quattro entro Allora oggi. ragazzi, mi sono già divisa prima di lavare il pavimento, le quattro lavatrici che andrò a fare oggi, così adesso ne metto subito su una e scelgo, ambarba ciccico cotre, civette, no vabbè, penso questa qui perché ha la mia divisa, così è già pronta e poi vado su con le altre, vedo la cesta di mia figlia, se ci sono cose diciamo che si possono aggiungere, così le riempio bene bene. Per ultima lascio questa che andrò sicuramente ad aggiungere gli altri stracci che utilizzerò dopo per lavare il terrazzo. Ragazze, mi ha appena mandato un messaggio mio marito che in poche parole venerdì consegnano la cucina, quindi tra una settimana esatta io avrò la cucina. E il mobile nel corridoio, ovviamente, però io speriamo che mi piaccia, ragazze. Io ho questa paura perché, ripeto, noi non l'abbiamo vista, nel senso che il nostro mobiliere è vecchio stile, ha una certa età e lui disegna ancora tutto a mano. E quindi noi abbiamo scelto il materiale, però non è che l'abbiamo vista, diciamo, su un computer, su un progetto. Ce la immaginiamo, speriamo bene, speriamo di non avere questa batosta, però i colori sono quelli che a noi piacciono, il legno è non smette mai di andare di moda, il legno è calore, il legno è famiglia, ecco, mi dà proprio questa sensazione qui. Mi avete chiesto perché Sabri togli il nero che lo ami, io amo il nero. Però non ci rappresenta più. Dopo che noi abbiamo scoperto il legno nel terrazzo, ci siamo innamorati. Cioè, quando noi siamo nel terrazzo,
assorbiamo serenità, assorbiamo calore, assorbiamo famiglia. Infatti noi, se vedete, quando ho degli ospiti, la nostra famiglia, io sempre fuori, abbiamo voluto prendere la soffitta, abbiamo studiato proprio perché, non so, ci dà senso di calore. Non... Invece il bianco, il nero adesso mi dà quel senso di freddezza. Non mi appartiene più, non ci rispecchiamo più. Per carità, è molto bella, perché comunque il nero e il bianco nella cucina è molto bella, però ripeto, la vedo molto distante da noi. Io l'avevo nell'altra casa, come vi ho già anche detto, avevo una cucina molto carina. Era del mio matrimonio, la prendemmo da Ginestri ed era color senape, bellissimo, un colore stupendo con il top in legno. Poi l'abbiamo trasportata nella casa dove siamo andate a convivere io e mio marito, Roby, e l'abbiamo mantenuta sempre, però cambiamo il top perché era dovevamo modificarla e la prendemmo sempre in legno. E io dissi, beh, vabbè, cambiamo, anche se quella mi dava proprio calore, infatti non l'abbiamo neanche cambiata perché era molto bella questo color senape, stupenda, bellissima, bella, davvero bella. E niente, abbiamo preso nera e bianca, poi sono comunque colori belli che durano, cioè non è che stancano, puoi giocare anche qui con gli accessori. Però io ultimamente non la sento più mia, non, la sento fredda, la sento colori freddi che non ci rappresentano. Però ripeto, ognuno fa le proprie scelte ed è bellissima, comunque è sempre, rimane sempre stupenda. Però io sono certa che con questo cambiamento ci sentiremo ancora di più a casa, ancora di più famiglia, ancora di più calore, ancora di più coccola. E il legno, piano piano cambierò altri angoli, come ad esempio la mia camera da letto, perché il bagno lo vedrete che avrà un qualcosa che dà sempre calore, dà sempre calore, anche il bagno sarà così. Dicevo, sono arrivati mio marito e mio suocero con il camion a prendere l'asciugatrice, così me la metto a posto, poi devo andare a prendere l'insalata, perché oggi voglio fare un'insalata, ed è questo il motivo, ragazze, legno, legno, legno. Allora, ragazze, sfacchinata, non è venuto al massimo, però va bene così, tanto poi il bello è che i bidoni riuscirò a spostarli finalmente. Ho pulito anche tutto sopra il bordino, ho pulito la spina, poi mio marito ha detto che metterà a posto quelli e basta. Adesso pulisco di nuovo qui perché c'è il mondo, giustamente sono passati, quindi passerò la mia spira lavapavimenti. Mio marito ha portato via le sedie, ma altra cosa. Ho trovato questo nel filtro della mia asciugatrice, benissimo. Comunque mio marito ha portato via le sedie perché le ha volute mio suocero, quindi le abbiamo regalate a lui. E qui stiamo già preparando la spesa e il terrazzo io lo pulisco sempre con l'ammoniaca profumata. E basta, adesso mi lavo bene anche i miei bidoncini, mio marito deve buttare anche quello. Guardate lo schifo che c'era lì dietro, mamma mia. Faccio una scappata alla Lidl a prendere l'insalata. Nel frattempo mi sono lavata anche le mie ciabatte, anche se non sembra, ma perché erano ridotte in una maniera incredibile. Poi oggi, se lo trovo di nuovo in offerta, mi prendo il rotomop, quello che ho usato per lavare il pavimento, perché il bastone sto notando che la parte finale è tutta arrugginita. L'avevo visto 2 settimane fa, mi sembra, in offerta a 19,90. Mio marito non l'ha voluto prendere. E stavolta se c'è ancora, ma non mi sembra di averlo visto settimana scorsa. Se c'è lo prendo perché, ripeto, vedete, tutto si vede qui, è tutto rotto e ho paura che mi si rompa fra poco e mi tocca prenderlo a prezzo intero. E vabbè, comunque adesso faccio una scappata alla Lidl a prendere l'insalata perché, ripeto, non ne ho più e oggi voglio fare un piatto leggerissimo perché stasera avremo il compleanno e c'è da mangiare. Non vedo l'ora che arrivi, non ho soprattutto vedere quel casino. Adesso lunedì inizio a fare un bel decluttering perché voglio la cucina proprio minimal con cose che utilizzo. Le altre che non le utilizzo le regalo perché, ripeto, c'è una mia collega che ha preso casa da poco e ha bisogno di tante cose. Lei vive da sola e io ne ho cose nuove e gliele regalo. Sono così felice che l'abbia presa adesso, così appunto le do a lei. In più mi sono tenuta anche le palline che c'erano nell'asciugatrice perché mia mamma ha detto: ma cosa serve? Che sono? Che sono? Ho detto: mamma, vabbè, le tengo io.
Ne ho tre ormai da tanto tempo, uno, due, tre, vedete, le metto in un'asciugatrice perché dicono che i panni si asciugano prima, poi ogni tanto vado a metterci un po' di oli essenziali dentro così mi profumano di più i panni, ma sapete che io non è che la uso tantissimo, l'asciugatrice. Adesso vediamo questa che arriva com'è. Vediamo. E niente, scappo, faccio proprio una corsa veloce così dopo aiuto mio marito a montare le sedie. Allora, ragazze, nel frattempo le ho messe così perché sinceramente messi così ad angolo non mi piacciono. Studieremo qualcosa, può darsi che ne acquisteremo di un po' più piccoli perché questi sono abbastanza grandi, ma ci servono perché non è che ho voglia tutti i giorni di andare su e giù a buttare i bidoni, almeno in questo modo ci vado una volta ogni 2 giorni. E niente, lì andrò a metterci tutte, cioè la scopa e poi naturalmente troveremo qualcosa per tenerle chiuse. Adesso con calma faremo anche questo. Adesso un passo alla volta, prima la cucina e poi il resto, e poi vediamo per un mobiletto qui. Ragazzi, non riesco ad andare alla Lidl perché mio marito non ha le chiavi, quindi mi ero dimenticata che avevo l'oro in freezer e oggi bisogna che le riprendo. Sono melanzane, zucchine grigliate con carote e pomodori, quindi vado a fare l'oro con un contornino, finisco gli avanzi che ci sono nel frigorifero e invece mia figlia ha detto che vuole la pasta perché lei comunque stasera non verrà al compleanno, lei esce con le sue amiche adesso, visto che sono gli ultimi giorni perché da mercoledì inizierà l'università, anzi sto rispondendo ai messaggi che mi state mandando su YouTube perché è uscito stamattina un video dove vi dico appunto che mia figlia inizierà l'università. Grazie, grazie anche da parte sua e speriamo, dai, speriamo che vada tutto bene e che sia l'inizio di una nuova avventura, soprattutto per lei, perché è la cosa più importante è lei, noi veniamo dopo. Grazie, grazie davvero da parte nostra. Allora, adesso io mi metto a cucinare e poi niente, ci aggiorniamo dopo, così se montiamo le sedie, non credo di farvele vedere perché vi voglio far vedere tutta la cucina, cioè tutta insieme, quindi magari vi faccio vedere qualche cosina. Perdonatemi, ma voglio proprio farvela vedere tutto nel complesso. Se ci vediamo qualche ora dopo, io sono andata nel frattempo a correre, mi sono fatta la doccia, mi sono ritruccata un pochettino, mi sono vestita perché stiamo andando alla festa di compleanno della mia nipotina e mi sono vestita così, ragazzi, tanto siamo fuori nel giardino, quindi ho messo questo body vecchissimo con questi pantaloni rosa di Stradivarius e poi ho messo le sneaker con il dietro, cioè la scritta Adidas in rosa e mi porto dietro anche il blazer perché più tardi farà sicuramente freschino. Allora, abbiamo montato le sedie e sono bellissime. Certo che in questo contesto non ci azzeccano tantissimo, però già me le immagino. Io avrei preso una quarta sedia perché secondo me ci vuole, ma mio marito non la vuole mettere, non la vuole mettere, non la vuole mettere. Adesso non so nemmeno se ci sono, perché noi queste qui le abbiamo prese dai Yusk, quando ha aperto qui nella nostra città e non so sinceramente se ci siano ancora. Purtroppo testone, testone, ce ne vogliono quattro, però adesso magari settimana prossima vado a vedere se la trovo, la prendo. E basta. Io se mi chiedete il trucco, perché spesso me lo chiedete, niente di che, ho fatto giusto una riga di eyeliner che devo iniziare di nuovo a farla con un eyeliner grosso a mo' di penna della Kiko, quindi è proprio semplice farlo. E ho messo un po' di terra e ho messo la matita numero 06 di Astra, perché sapete che io adoro le matite Astra e basta. Naturalmente metterò sempre lei perché ormai lei non mi abbandona mai, anzi devo prendere anche ce l'ho, vero? L'ho messo ieri in borsa, il mio bracciale della Kidult, perché ieri me lo sono tolto, mi dava fastidio, non so come mai, mi dava fastidio, eccolo qua, questo qui con la pentola, bellissimo, quindi me lo metto dopo.
devo mettere a posto gli auricolari che ho utilizzato per andare a correre e basta. Questo video è lunghissimo, lunghissimo, e io vi saluto, vi mando un bacione grande, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, come dico sempre alla fine dei miei video, e niente, noi ci vediamo al prossimo video sicuramente, sì, o il video questo o tra due video con la cucina, o tra due video con la cucina o il prossimo, adesso vedo, non mi ricordo quanti video ho già editato, però non vedo l'ora di farvi vedere la cucina e di vederla anch'io. Ragazzi, vi abbraccio, vi mando un bacione e se vi va, sempre solo se vi va, dov'è Joy? Devo portarlo fuori, pensavo che mi stalkerizzava. Io vi aspetto qui, vi voglio bene. Ciao amiche mie.